hai detto nel precedente collegamento, quello di apertura, abbiamo ospiti e ospiti che in questo caso arrivano da Bordighera ed è la prima volta ed è con piacere veramente che sto per iniziare questa chiacchierata insieme con la dottoressa Mara Lorenzi. Benvenuta, buongiorno, buongiorno Mara, benvenuta a R24. Mille grazie dell'invito, sono felice di essere qui. Grazie, grazie. Allora, Mara Lorenzi è una dei cinque candidati sindaco per la poltrona di primo cittadino a Bordighera. È la prima volta naturalmente che si candida a un ruolo così importante, ma prima di entrare nella discussione io vorrei sapere proprio chi è Mara Lorenzi, visto che è la prima volta che viene ai nostri microfoni, è un modo, in qualche modo, un modo così di presentarsi a chi ci sta ascoltando. Bene, dico con piacere che appartengo a una categoria di Liguri di cui è stato scritto. Italo Calvino ha definito i Liguri o patelle che stanno attaccate allo scoglio e sono non movibili, oppure come persone che vanno in giro per il mondo, si trovano benissimo, ma ritornano sempre a casa. E io appartengo alla seconda Secondo, categoria. meglio, meglio per lei. No, ho vissuto molti anni, come lei sa, perché ci siamo Sì. parlati prima, negli Stati Uniti, perché ho fatto lì la mia carriera di medico e di ricercatore scientifico. E partendo da quello che considero e considero ancora oggi l'altro pianeta, perché il mio approdo negli Stati Uniti è stato in California, a San Francisco. E devo dire che continuo a ricevere delle ispirazioni dalle mie prime esperienze in quel mondo. Nel senso che sono esperienze di mentalità molto progressista, di guardare sempre positivamente al domani, di volere, insomma, è un pochino la culla Del permissivismo, se poi. no, permissivismo poi magari arriva, Sì. però si parte dall'essere così inventivi del nuovo domani, no? Del Ok, futuro, ecco. La California è è stata una sempre è una proiezione. proiezione. E poi invece sono arrivata, sono approdata per, diciamo, gli ultimi 30 anni della mia carriera. La California è stata La prima parte. l'apprendimento, invece quello della mia vita professionale è stata a Boston, quindi forse nell'alternativa più, come posso dire, definitiva della California, perché invece è una città molto conservativa, molto, una città stupenda, dove sono diventata professore a Harvard, e dove ho lavorato soprattutto nel campo della retinopatia diabetica. Il diabete è stata la mia specialità per tutta la durata della mia professione. E mi sono, diciamo, un pochino indirizzata a studiare i meccanismi per cui si sviluppa la retinopatia diabetica, che è poi parte del meccanismo di alterazione dei vasi sanguigni nel diabete. E poi è tornata come i E liguri poi sono descritti da Calvino. tornata, e poi Sì. sono tornata. Sono tornata, beh, tornavo spesso, tornavo, ho sempre avuto così qui i miei genitori, mio fratello, zii e cugini, quindi Bordighera, Bordighera, Bordighera. Bordighera. Tutti Bordigotti Doc. Bordigotti Doc con, diciamo, origini vicine, Sì, perché vabbè. c'è Alza. Della zona. Allora, è reduce da 5 anni comunque passati all'interno della macchina comunale, perché seppur sui banchi dell'opposizione un'idea se la sarà fatta di come funzionano le cose a livello amministrativo, adesso evidentemente forte di questa esperienza si sente pronta ad affrontarne possibilmente una molto più impegnativa, molto più importante. In questi 5 anni, e questa è una domanda anche abbastanza banale, cioè sicuramente alcune cose le saranno andate di traverso. Nonostante il diniego da parte vostra, alcune cose saranno andate avanti lo stesso, no? Perché i numeri in democrazia sono quelli che contano. Nonostante tutto, quali sono tra queste cose che le sono rimaste un pochettino di traverso, una in particolare, ma se fossi sindaco io, eh? Userei tutta l'esperienza e tutta la buona volontà che è disponibile rappresentata in questo consesso. Questa è stata per me una delle amarezze di questi 5 anni. Quello che, Cioè? forti degli 11 voti o dei 12 voti che la maggioranza ha, diciamo, ignora quello che deriva dai banchi dell'opposizione, che proprio all'inizio ho voluto definire non opposizione ma minoranza, perché noi eravamo minoranze ma disponibilissime a non essere opposizione. E se posso aggiungere una cosa, è proprio quella che mi ispira anche a cercare di
creare un'atmosfera diversa. Come l'ho detto, sono stata medico, ricercatore, eccetera, però mi sono sempre interessato un pochino di come le cose sono successe nel mondo, quindi un po' di lavoro di storie, di personaggi molto importanti, l'ho fatto con attenzione. E il mio ispiratore, devo dire, è Franklin Delano Roosevelt, che, come dire, il personaggio forse più straordinario in politica, 4 volte presidente degli Stati Uniti. Per un motivo, oltre a tutto quello che ha fatto, ovviamente, ha cambiato la storia, ma nella sua prima elezione, nel 1932, nel suo primo governo, lui aveva 4 rappresentanti del Partito Repubblicano. Lui era un democratico Democratico, e ha scelto di avere persone dell'altro partito con cui aveva combattuto altro che. perché avevano le competenze che secondo lui erano migliori e necessarie per portare avanti il discorso. E ha continuato in questo modo. Nell'ultimo, il ministro della guerra era repubblicano. Quindi vorrebbe trasportare questa esperienza anche in Consiglio Comunale a Bordighera. Ne parleremo tra pochissimo, subito dopo un po' di pubblicità e una canzone. Seconda e ultima parte del nostro incontro, il primo, poi sono sicuro ne arriveranno degli altri, con Mara Lorenzi, candidato sindaco a Bordighera alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Allora, abbiamo ripercorso Mara nella prima parte un po' quello che è stata la sua carriera, no? Lontana, molto spesso lontana, per tanti anni lontana, tutta la carriera si è sviluppata, la sua carriera si è sviluppata praticamente negli States. Poi è tornata, finito il periodo lavorativo e si è seduta sui banchi dell'opposizione di Bordighera. Mi pare di capire che il suo più grande rammarico, cruccio di questi 5 anni passati all'opposizione sia stato proprio quello di non aver, di non essere stata presa in considerazione mai dalla maggioranza. Non No, certo, personalmente, non è una cosa no, personale. In nel senso che generale, le avevo regole del visto gioco. che, ecco, le regole del gioco erano che l'abbiamo già pensato, quando ci sarete voi farete voi. Eh Cioè, certo, lei pensa che farebbe così? Dovesse diventare sindaco? sinceramente non credo nella misura in cui do valore molto alle cose che sembrano funzionali a servire la città. E so che ci saranno delle persone, in caso mai fossi io che siedo da quella parte, che ci sono delle persone che porterebbero delle competenze preziose, me ne servirei con gioia, anzi con invito, e questa è un po' la mia Ecco, ma posizione. questa sua idea così moderna, no? Così libertaria, così, non so come definirla, è condivisa, immagino, da tutti i componenti della sua lista. Certamente, Siete certamente. un po' una mosca bianca, No, una lista. no. Beh, ma siamo civici noi, nel senso, l'ho detto, 100%. siamo al 100%, non abbiamo nessuna Connotazione politica. connotazione politica, siamo progressisti, questo lo dico con piacere, e siamo aperti a tutte le idee, a tutte le, diciamo, pure ideologie anche, che contribuiscono ad una società più giusta, più aperta, più produttiva, meritocratica. Ad una società che vede il valore della natura, dell'ecologia, ad una società che guarda al domani, è una società che vuole dare rilievo ai giovani, Ecco, che e dobbiamo riportare a Bordighera. Bordighera ha un problema gravissimo da un punto di vista demografico, siamo una città molto vecchia, i giovani vanno via e non tornano. E quindi dobbiamo, l'imperativo categorico. fa parte del programma? È il programma, Ecco, se ok. vuole, è proprio l'imperativo categorico, è riportare lavoro e quindi giovani a Bordighera. Il meccanismo che abbiamo elaborato perché si parta subito è quello di creare un ufficio per l'espansione economica di Bordighera che sarà fondato dal mio salario, lo stipendio che si chiami, che metto in toto a disposizione di questo ufficio, in modo da poter assumere il giorno dopo, o comunque lanciare il bando per chi sarà parte di questo ufficio, che deve coprire marketing, ricerca di finanziamenti europei, di finanziamenti privati, conoscenza del territorio. Quando avremo questa equipe, immagino che non ci vorrà molto, da questa equipe farà partire quelli che chiamo i 6 motori nel nostro programma dell'economia, della rinascita economica. Tutti hanno bisogno di molto lavoro, ma soprattutto di queste competenze precise disponibili, perché se aspettiamo di mettere insieme il gruppo che si fa. Nel nostro gruppo abbiamo già, diciamo, acquisito e preparato, mentre era già parte del gruppo,
un giovane commercialista, in questo momento sta finendo il suo praticantato. Bravo, praticantato, mi mancava la parola. Il suo praticantato, e ha fatto già corsi regionali per la progettazione europea. Un bocconiano con esperienza in Inghilterra, eccetera, che si occupa, sarà quello che sarà al mio fianco per occuparsi, far partire queste cose. Perfetto. E poi, come ripeto, le altre caratteristiche. Va bene, allora, i tempi radiofonici, se ne sta rendendo conto direttamente sul campo, sono quelli che sono stringenti, veramente. Non abbiamo più tempo per continuare questa conversazione, che personalmente continuerei ancora per un po', perché mi fa piacere parlare con una persona come lei. Ci saranno sicuramente altre occasioni per non soltanto parlare di lei e delle sue idee, ma anche della sua lista, e della lista che si chiama Civicamente Bordighera. Civicamente Bordighera. Mara Lorenzi, grazie di essere intervenuta ai microfoni di R24 Radio per parlare di questo, del futuro della città di Bordighera, vista dal punto di vista della sua lista, che è Civicamente Bordighera. Grazie. La ringrazio, direttore. Grazie.